Finalmente ci siamo, siamo a Euroluce e finalmente ci siamo con questa collezione Starnet che lanciamo con un'azienda che come noi è veneta, veneziana, Morellato, che ha una lunga tradizione nella lavorazione di gioielli, come Vistosi ha una lunga tradizione veneziana nella lavorazione del vetro e Vistosi ha 500 anni di storia ininterrotta. Starnet è una collezione che con un insieme di elementi artigianali, come dicevo, unisce dei tessuti di cristallo per composizioni personalizzate e abbiamo voluto dimostrare con l'aiuto di Morellato che non solo questo tessuto di cristallo è componibile a piacere, ma addirittura si può unire all'interno dei cristalli con dei gioielli, con dei pendagli realizzati da Morellato. E ho qui l'amico Massimo Adi di Morellato che voglio che racconti la storia dell'azienda Morellato e anche diciamo, del loro know-how. Grazie a Matteo, grazie al team veneziano e a tutto il team Vistosi. Per noi è una bellissima esperienza che nasce, come diceva adesso Matteo, da una radice comune, no? Siamo due aziende veneziane, siamo due aziende che hanno una lunga storia. Giulio Morellato inizia nel 1930 a fare i primi gioielli, a venderli in Piazza San Marco, nella Venezia di Thomas Mann e del turismo ancora d'élite, e poi fa un percorso che la porta a essere oggi il primo brand italiano di gioielleria nel mondo. Beh, perché? Credo perché abbiamo conservato le stesse radici di Vistosi, cioè la passione per il prodotto, per la manifattura, per il savoir-faire eccellente. Le nostre tradizioni vivono nelle nostre aziende tutti i giorni attraverso la ricerca e la voglia di fare cose belle, di proporle ai mercati, di proporle ai consumatori più evoluti e più qualificati del mondo. Ci siamo incontrati, e di questo io sono molto felice e anche un po' orgoglioso, perché ci siamo incontrati grazie alla collaborazione appunto di Veneziano. Abbiamo costruito un oggetto che è un gioiello e al tempo stesso è una splendida lampada. Tutte le lampade sono gioielli e tutti i gioielli illuminano le donne e adesso anche gli uomini che li portano. Nascono da un mondo comune che è la grande tradizione manufatturiera italiana e veneziana. Ecco, io credo che di questo dobbiamo essere molto orgogliosi e anche molto forti, perché non siamo secondi a nessuno in questo patrimonio di eccellenze, di valori, che le nostre aziende tutti i giorni vogliono rappresentare. Allora, mi collego alle parole dette dal dottor Carraro che hanno espletato e raccontato al meglio questo connubio, questo incontro che ha generato questa splendida operazione culturale, perché appunto unisce due background importantissimi che sono quello di Vistosi e quello di Morellato, e poi anche sicuramente progettuale e così via. È una lampada che vuole andare oltre i confini del semplice industrial design, no? Il nostro studio lavora spesso a confine tra l'arte e il design, e in questo progetto c'è la componente molto forte ed emozionale del gioiello, il gioiello che diventa un filo conduttore e lo diventa anche in maniera tangibile. Infatti ci sono queste catenelle che entrano a far parte di questo tessuto luminoso e diventano sostegno anche per questo candelabro, per questo lampadario. Possiamo ritornare un attimo indietro, pensiamo alla genesi, no? Pensiamo un attimo alla storia, no? Un po' alla memoria storica. E vale a dire, quando noi siamo stati in azienda e per la prima volta ci siamo, come dire, c'è stato questo incontro con il vetro, no? Lavorato a mano, le sbarre di vetro lavorate a mano, abbiamo visto una macchina assolutamente straordinaria, no? Che produce anche questo, oltre alla lavorazione Sì, canne tipica a di mano, vetro. le canne di vetro. Ecco. Noi abbiamo pensato alla possibilità che questo materiale, diciamo materiale duro, diventasse morbido. È qui che nasce la nostra idea del vestito, no? È qui che nasce anche l'idea di esplorare nuove situazioni,
allargarci, contaminarci con in questo caso qui, con un gioiello che non fa altro che vestire in realtà la lampada. Ecco, se noi pensiamo a ribaltare questa specie di cono, diventa in realtà un abito, no? Ed è questo, diciamo, l'inizio della nostra collaborazione poi con la ditta Morelato.